Sul sito libertario Miglio Verde è uscito questo bell'articolo sul cantone di Zugo, il paradiso fiscale della Svizzera dove il cantone pare un'azienda. Andiamo subito a localizzare il cantone di Zugo su Wikipedia. Ecco qua, piccolissimo, colorato in rosso, il cantone di Zugo, uno dei più piccoli cantoni dei 26 cantoni svizzeri. Ha circa 120-130 mila abitanti, quindi è un po' più grande per esempio della città di Ancona. È una estensione territoriale estremamente ridotta, come si vede anche dalla mappa. Leggiamo quindi l'articolo su Miglio Verde. All'interno della Svizzera, la concorrenza tra i cantoni produce effetti sorprendenti e virtuosi. Questa è la Svizzera, vediamo i 26 cantoni e qui è riportato Zugo estremamente piccolo. Le persone e le aziende votano con i piedi, che vuol dire che se trovano delle condizioni sfavorevoli in un cantone possono facilmente trasferirsi in un altro cantone vicino che offre condizioni di governo o per esempio tassazione più favorevoli. A Zugo c'è un elevato livello di benessere e l'autore scrive che qualche mese fa insieme ad altri soci ha creato un'azienda in questo piccolo cantone della Svizzera centrale a Zugo e ha partecipato a una serata organizzata dalle autorità locali per accogliere le aziende create in questo cantone. È stato un incontro degno di un'azienda privata all'avanguardia, cioè gli amministratori del cantone di Zugo amministrano come se il cantone fosse una grande azienda privata. Il luogo di ritrovo non era un edificio pubblico, ma la sala conferenze di una multinazionale. Il presidente del governo illustra la crescita incredibile di aziende che si sono insediate negli ultimi 30 anni, la competitività del cantone di Zugo, la sana gestione finanziaria e dice: non vogliamo investire a credito, vogliamo avere i soldi per farlo. Segue un film che parla della qualità della vita a Zugo, la diversità culturale, la calma e la sicurezza. Intervengono quindi i direttori di due multinazionali presenti nel cantone da 15 anni, fanno l'elogio della facilità con cui dialogano con le autorità politiche per discutere e risolvere qualunque problema. Il politico responsabile delle relazioni con le aziende fa un intervento in cui dice: voi siete i nostri clienti e intendiamo trattarvi come tali, non siamo dei funzionari. E ripete: non siamo dei funzionari, voi siete i nostri clienti, regolarmente visitiamo le aziende per capire cosa migliorare per consentirvi di lavorare al meglio. Ogni anno parliamo con 130 aziende per 2 ore, dateci una mano a migliorarci ancora. E qua finisce questo breve articolo, che spiega il notevole successo economico di questo piccolissimo cantone, capace di attrarre investimenti privati, soprattutto grazie alla bassa tassazione e anche a una particolare attenzione dei governanti verso le aziende che decidono di investire in questo cantone.